Pomeriggio a tutti dalla campagna, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, oggi vado a presentarvi ragazzi un prodotto Procenic, la P11 Lite, che appunto Procenic ha inviato per noi con una grande casa, con degli animali, insomma, in casa c'è sempre da pulire, quindi gli aspirapolveri ce n'è sempre bisogno, ma apriamola insieme e andiamo a vedere com'è il libretto delle istruzioni con un filtro di ricambio. Questo è il tubo per appunto andare a metterci poi le spazzole. Ed è questo telescopico, quindi si allunga e si accorcia a vostro piacere. Forse anche per trasportarla in maniera più semplice ed è molto comodo. Poi c'è il beccuccio, questo qui stretto. Questo ci permette di arrivare negli angoli oppure nel divano, nelle pieghe, eccetera. E per pulire gli scalini o lo adopero queste. Insomma, quelle piccole parti che rimangono sempre un po' nascoste e non ci si arriva bene, con questo arrivi veramente dappertutto. Questa che è la spazzolina che ha sia proprio solo il foro o la setola, in modo anche questo di andare a pulire un po' quello di cui abbiamo bisogno. E poi c'è la spazzola, quella diciamo principale. È molto bella. Ha l'antiaggroviglio, quindi non si vanno ad aggrovigliare i capelli e i peli dei nostri animali sulla spazzola. Ha le luci LED, ma poi ve la farò vedere in funzione. È molto leggera, bella. Ovviamente il nostro aspiratore, che è, devo dire, ragazze, bellissimo. Serbatoio per le nostre cose, appunto, è abbastanza, direi, molto capiente. Con un tasto si va a pulire, quindi è super comodo. La batteria è facilmente removibile, lo puoi caricare sia da così, diciamo, oppure vai a togliere la batteria e la vai a caricare in un altro posto, ok? Quindi qui ce n'abbiamo davvero per tutti gli usi e per tutte le comodità. Andiamo a reinserire la nostra batteria, è molto semplice, eh? È veramente bellissima. Qui ha il display sopra. Ha due velocità, che è la normale e poi la velocità massima. Ovviamente in velocità normale avremo una durata della batteria di circa 35 minuti, mentre invece usando la funzione più veloce la batteria è leggermente meno, ma facilmente, appunto, come dicevo, ricaricabile. Abbiamo poi ancora la base da attaccare al muro, che è questa, che poi io andrò ad attaccare o nello sgabuzzino o di sopra nel corridoio. Devo ancora decidere dove andare a mettere questa base. E qui abbiamo il caricabatterie, appunto, con il suo spinotto per andare a collegare e a caricare la nostra batteria. Ragazzi, è strepitoso, leggerissimo, veramente, veramente bello, direi. Andiamo adesso ad assemblare la nostra aspirapolvere, assemblare se così si può dire, perché ragazzi, come vi dicevo, è veramente una roba semplicissima da fare. Si va ad allungare o ad accorciare il tubo in base al punto che noi dobbiamo pulire, oppure possiamo anche utilizzare direttamente le nostre spazzole. Così, esempio per pulire la macchina, per pulire il divano, per pulire le scale dove appunto non vado ad utilizzare il tubo. Ma vediamo come va
la nostra nuova aspirapolvere che, ripeto, è una Procemi P11 Lite. Andiamo ad inserire la spazzola, anche questo è un procedimento molto semplice, vedete, in un attimo è montata e andiamo a utilizzarla. Ha la sua luce che ti permette di vedere come in questo caso. È molto silenziosa e ha questa luce che, come nel mio caso, già solo per andare sotto al tavolo, vedete? Per pulire sotto il tavolo, che solitamente comunque è una zona che ti rimane magari in ombra, come nel mio caso, ovviamente con questa non hai problemi. La spazzola, appunto, si gira in tutte le direzioni, è veramente comodissima, ragazze. Veramente, veramente comodissima, la puoi girare in tutte le maniere, ok? Questa è la velocità massima, ok? Abbiamo anche una bella macchia sul nostro pavimento. Ed eccolo qua, ragazzi, è veramente veramente fantastico, molto silenzioso rispetto ad altri aspirapolveri, veramente molto leggero, ma ora andiamo a vedere se è veramente così efficace. Proviamo subito. Sono andata a versare sul mio pavimento delle lenticchie verdi secche. Vediamo se il nostro aspirapolvere fa il suo dovere. E direi di sì, ragazze. Egregiamente, ha portato via tutto in una sola passata. Ecco qua, ragazzi, come potete vedere, questo è lo sporco che in un attimo abbiamo aspirato con la nostra Proscenic P11 Lite. Ovviamente vi lascerò in info box direttamente il loro sito e il codice sconto che Proscenic ha pensato per voi. Oltre a essere degli ottimi aiutanti, hanno anche un prezzo veramente veramente conveniente. Passate sul loro sito e andate a vedere la meraviglia di Proscenic. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food. Provo poi con la luce ad aspirare qui in lavanderia, visto che ho la persiana chiusa per il caldo, e vediamo se si vede ogni minima particella di sporco, ragazzi. Ricapitolando, Procenic P11 Lite, assolutamente consigliata. Una cosa che ci tengo ancora a dirvi è che anche questa parte basta cliccare questo tasto e girare per far sì che venga via. Qui c'è appunto l'altro filtro e schiacciando il bottone questa la vai a svuotare, quindi in un attimo tu hai sempre la tua aspirapolvere pulita. Ok? Nulla? Come vi ho già detto prima, appunto, vi lascio in info box
tutta la descrizione e il dettaglio. Ci sono ovviamente per voi dei codici sconto se volete acquistarla ed è un prodotto molto valido e a prezzo veramente imbattibile. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video e vedrete spesso la P11 Lite di Prochenik nell'uso appunto nel mio quotidiano, perché da adesso in avanti appunto andrò ad usarla per fare le mie faccende e quindi poi vedrete appunto tutti gli usi di Prochenik P11 Lite. Nulla ragazzi, io vi ringrazio. Se avete guardato questo video fino a qui, fate un salto sul sito Prochenik. Vi ringrazio, vi saluto e a presto. Ciao ciao dalla campagna.